a tutti coloro che sono collegati a questa puntata di Artes Academy all'interno del Travel Experience Summit. Ho il piacere di avere ancora con noi il professor Maurizio Arturo Voiocchi. Io so che ci tiene anche all'Arturo. E professore allo IULM, presso molti enti di formazione, personaggio molto noto e storico del turismo, diciamo, italiano, con un valido 40 anni e forse più di, nonostante il suo aspetto giovane o giovanile. Ti ringrazio per l'aspetto giovane e giovanile, però tu sai benissimo che io e te siamo coetanei, quindi Esatto, no, io c'ho un anno in più, io c'ho un anno in più, tu sei più giovane di me. Maurizio ha una grande esperienza di formazione e anche di operatività sull'incoming. Ho citato gli altri giorni, ma per chi fosse collegato solo oggi, ha formato, per esempio, l'anno scorso, 2 anni fa, 96 InfoPoint del territorio. Allora, il grande tema, è quello che, diciamo, la cultura turistica, l'industria turistica italiana mi sembra che sia stata storicamente molto concentrata sull'outgoing, e adesso, meno male, ci accorgiamo che l'incoming, è vero che l'Italia si vende da sola, ma siccome la competizione mondiale è altissima, dobbiamo avere la capacità di fare un incoming di un livello sempre più professionale e sempre più industriale, dove la parola industriale non vuol dire standard, freddo, ma vuol dire professionalità e processi. Ecco, allora, uno dei processi e professionalità di cui parleremo oggi è il tema della consulenza di viaggio incoming. Quindi, per coloro che vogliono creare pacchetti di viaggio, quindi nei giorni scorsi abbiamo parlato di aspetti legati alla progettazione dell'experience e certamente il ragionamento che adesso verrà impostato dal professor Boiocchi si rivolge a chi ha già in mano una competenza di experience design, a maggior ragione se è un OTE, un operatore di turismo esperienziale. Allora, partendo da questa capacità, quindi sono una guida, sono un accompagnatore, sono un agriturismo, non sono un'agenzia di viaggio, non sono un tour operator, non ho la direzione tecnica, però ci sono dei franchising, ci posso lavorare dentro un'attività con un'agenzia di viaggi e quindi specializzarmi come consulente di viaggio incoming. Quindi ereditando una direzione tecnica, ma devo avere delle competenze sulla creazione dei pacchetti, che è altra la programmazione. È altra cosa rispetto alla progettazione. Ecco, questo è l'argomento un po' di oggi. Questo mi permette anche di dire che il club di prodotto Join Place, tra i servizi che offre agli aderenti, offre anche appunto la direzione tecnica. Per cui, però, o sei già direttore tecnico e quindi puoi accedere al franchising, o devi fare un po' di formazione perché altrimenti diamo l'automobile in mano a un bambino di 4 anni che è un po' pericoloso, per cui diciamo ci vuole una certa professionalità. Fatta questa anticipazione, lascio la parola a Maurizio e buon ascolto. Alla fine, ecco, chi ha delle domande le scriva pure, io poi alla fine le riprendo e vediamo di aiutare il professore a rispondere alle eventuali domande. Grazie Maurizio, a te la parola. Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori che ci seguono in questo momento. Assolutamente per me è importante oggi chiudere questo trittico, questi 3 giorni che abbiamo avuto nell'ambito appunto dell'opportunità di parlarvi di un ruolo quale il concierge manager, poi l'incoming manager, e oggi parlare diciamo del ruolo che riguarda il consulente di viaggio di carattere incoming. Da questo punto di vista, quindi, ritengo assolutamente importante chiudere questo trittico, cercando di far capire quello che potrebbe essere lo sviluppo di una professione assolutamente interessante, una professione in realtà che ha già delle motivazioni, ha già una storia, direi, alle spalle importante, perché quello di cui noi oggi parleremo riguarderà appunto, il ruolo di consulente di viaggio incoming. Quindi una persona che già ha delle buone basi di conoscenza che vengono poi incrementate
grazie all'opportunità di svolgere appunto con Artes un corso particolare, sempre della durata di 12 ore, come abbiamo già articolato appunto nella presentazione degli altri corsi, che possa permettere quindi poi di arrivare ad avere la capacità di gestire quello che può essere l'organizzazione di un pacchetto turistico, la strutturazione di un pacchetto turistico, con la copertura tecnico-organizzativa che in questo momento, trovandoci in ambiente Artes, trovandoci in ambiente esperienziale, potrebbe essere esattamente quella di Join Place da questo punto di vista. Però abbiamo modo adesso di poterne parlare e di concordare un pochettino queste linee di principio. Invito chiaramente poi i nostri partecipanti eventualmente a farmi delle domande. Cercherò oggi magari di essere un pochettino meno lungo, di terminare quei 5 minuti prima, proprio per dare l'opportunità magari a tanti di poter fare delle domande, perché mi rendo conto che presentando queste professionalità alle volte potrei sembrare leggermente superficiale nel non scendere in quelle che sono poi le caratteristiche o comunque gli aspetti storici. D'altra parte, in questo momento lo spazio che viene dato è abbastanza, per così dire, ristretto, e quindi da questo punto di vista è chiaro che, voglio dire, io posso gestire questo tipo di informazione però in uno spazio abbastanza ristretto. Sarà poi il vero corso organizzato appunto da Artes che potrà dare comunque tutte le indicazioni. Quindi partiamo cominciando a pensare che l'incoming travel agent diciamo è una tipologia di professione dove le amicizie e le conoscenze fondamentalmente sono fondamentali. Perché? Perché queste creano un insieme di relazioni di tipo personale ed interpersonale e che debbono necessariamente portare il consulente di viaggi incoming, che io definirei però consulente anche di viaggi domestici, perché vedete, il concetto dell'incoming, ne abbiamo parlato in questi giorni, è un concetto relativo a tutta quella tipologia di traffico, di turismo, o per meglio dire di viaggiatori, usando la terminologia magari più vicina alla realtà attuale, che provenendo da paesi esteri, noi aspettiamo in Italia per dare modo di sviluppare appunto una conoscenza, un'esperienza, direi ancora meglio, legata proprio al, come dire, allo story living. Lo story living, sapete che è uno dei termini, come dire, assolutamente moderni e importanti utilizzati da Artes a livello formativo, lo story living che arriva nell'interpretazione dello storytelling, quindi, come dire, rendere reale quello che può essere, voglio dire, una presentazione di storia vissuta nel passato e portarla poi ai nostri giorni con un concetto che poi è molto simile a quello anche della sostenibilità, cioè noi riceviamo un bene, riceviamo un aspetto culturale che può arrivare dal passato con tutte le componenti storiche, con tutte le componenti artistiche, lo viviamo nel presente e speriamo di poterlo proiettare quindi nel futuro, dando l'opportunità a chi ancora non la conosce di poterne usufruire nei prossimi anni. Ecco, questo aspetto, concedetemi, sostenibile, proprio l'interpretazione classica della sostenibilità di una destinazione o di un prodotto, fanno parte, diciamo, delle caratteristiche di questa figura. Quindi l'incoming travel agent, che poi diviene anche un domestic travel agent nella misura in cui porta avanti comunque il prodotto italiano per la clientela italiana. Tutto questo per interpretare al massimo un ruolo che lo rende vero protagonista, mi sono permesso di scrivere, in un'esperienza di carattere turistica tipicamente made in Italy, quindi un valorizzatore di sistema. Abbiamo parlato nel corso delle ultime due giornate di tante figure, no? Di tante figure dei DMO, dei DMC, dei tour operator, delle agenzie di viaggio. Questa è una figura, diciamo, indipendente che si confronta poi con, diciamo, il mondo esterno, estero, con il mondo italiano, realizza un prodotto e dal punto di vista tecnico-organizzativo lo fa, tra virgolette, lo dico tecnicamente, coprire da un tour operator che ha una vera e propria licenza che permette appunto di portare avanti questo tipo di attività. Nel caso specifico, dicevo, Join Place. In realtà questa posizione la prendiamo e la valutiamo sempre, voglio dire, come un qualcosa che arriva appunto da una realtà già esistente, vissuta magari nel recente passato. E difatti questa figura, la figura del consulente di viaggio, è una figura che si sviluppa più o meno all'inizio del nuovo millennio, quindi una figura che, come dire, rappresenta un'evoluzione della professione legata appunto
alla vendita di viaggi. E l'origine è quella, voglio dire, della storia americana, della recente storia americana statunitense, dove ha avuto origine e dove la troviamo già. Circa, i dati ci dicono, 160.000 professionisti che sono dediti a questo genere di attività, che non prevede sostanzialmente un'apertura di punto vendite su strada, ma lo svolgimento del lavoro direttamente da casa, utilizzando comunque quello che sono gli strumenti fondamentali dell'online, per cui ne parleremo, voglio dire, in modo appropriato poi quando andrò a chiudere, perché è chiaro che noi dobbiamo sfruttare assolutamente questo concetto che riguarda l'online con tutte le interpretazioni digital che saranno fondamentali anche durante il corso della formazione che verrà fatta appunto per chi parteciperà poi a questi corsi. Consulente di viaggio incoming, quindi è una figura di intermediatore. La figura intermediatore è nella vendita appunto del pacchetto turistico o di un prodotto turistico, opera in realtà come un vero e proprio travel agent senza nulla togliere all'agente di viaggio tradizionale. Questo deve essere molto chiaro. Ci sono ancora moltissime agenzie che operano su strada, agenzie che operano a livello di ufficio non su strada, tour operator. Diciamo che questa figura è una figura che in modo indipendente si lega poi a un operatore per portare avanti appunto lo sviluppo della copertura tecnica ed ha come prospettiva il cliente nazionale ed internazionale su prodotti che possono essere messi a disposizione dello stesso tour operator o che possono essere anche creati. E qui entro nel merito di due importanti valutazioni del mondo turistico. Perché? Perché dobbiamo distinguere tra quella che è, concedetemi il termine, la fase distributiva di un prodotto, di un servizio di carattere turistico, e quella invece che riguarda la fase creativa, cioè lo sviluppo creativo di un prodotto che non è un prodotto standardizzato, ma che viene personalizzato, che viene customizzato in funzione delle richieste specifiche del cliente. Ora, normale che il consulente di viaggio incoming abbia come proiezione del proprio interesse un mercato internazionale, quindi normale che debba poi confrontarsi con delle realtà, esattamente come abbiamo detto ieri anche per l'incoming manager, deve confrontarsi con queste realtà e deve capire esattamente quali sono i limiti, quali sono i punti forti, quali sono i punti deboli, facendo un'analisi di carattere SWOT, no? Di cui parleremo appunto poi nel corso, per evidenziare appunto le caratteristiche di un mercato target, in modo tale da fornire, voglio dire, un prodotto che sia all'altezza delle prospettive. In questa fase, normale che l'operatore per il quale il consulente di viaggio incoming possa lavorare è un operatore che realizzerà forse già dei pacchetti preconfezionati, e quindi da questo punto di vista il nostro consulente di viaggio, lo chiamerò consulente di viaggio d'ora in avanti, darà il corso a una fase distributiva, cioè sulla richiesta specifica del cliente cercherà di adattare o di vendere quella proposta turistica già di per sé strutturata, facendone appunto una proposta distributiva. Ma in realtà, avendo alle spalle un tour operator, potrà cercare di dare svolta alla creatività e quindi di customizzare al massimo e di personalizzare al massimo, come diceva prima Maurizio, una formula di design, voglio dire, particolare, di realizzazione tailor-made, concedetemi un termine magari che si usa un po' di meno, sartoriale, o da tour organizer, nel senso del gruppo, dell'organizzazione di gruppo, diceva appunto un prodotto di tipo creativo, quindi sulla specifica richiesta del cliente, ma in modo tale che il consulente di viaggi la sappia già interpretare anche dal punto di vista dell'organizzazione, concedetemi il termine tecnica, ma non tecnica come copertura di autorizzazione di licenza, ma tecnica scendendo nel particolare. Infatti vedremo come poi nel corso, diciamo, dello sviluppo delle lezioni, che appunto daranno poi origine a questa figura, abbiamo voluto inserire anche il concetto della tecnica turistica, che è un concetto fondamentale se qualcuno in linea ha fatto una scuola media superiore ad indirizzo turistico, sa benissimo di cosa sto parlando. Non possiamo non prescindere dalla tecnica turistica, che è quell'elemento fondamentale. Vissuto più nelle scuole medie superiori di orientamento turistico, badate bene che non nel mondo universitario, dove siamo a un livello completamente differente nell'interpretazione del ruolo appunto,
degli addetti al turismo e quindi vissuto, dicevo, in modo assolutamente importante nel mettere a confronto realtà di fornitura di prodotto, di fornitura di servizi che vanno dal trasporto aereo al trasporto ferroviario, al trasporto appunto su gomma e che concludono poi l'operazione dello sviluppo del pacchetto inserendo quelli che possono essere i vari componenti di filiera, quindi sto parlando chiaramente di ristoranti, sto parlando di alberghi, sto parlando di ospitalità, comunque di accoglienza, di guide, di accompagnatori, è tutto quello che può essere poi fatto in funzione appunto anche di un concetto che potrebbe riguardare poi delle escursioni. Quindi una figura che da questo punto di vista, a differenza delle due precedentemente presentate nei giorni scorsi, entra più nel merito appunto di carattere tecnico, però si limita a confrontarsi con il potenziale cliente e a sottoporre poi all'operatore, al tour operator, nel caso specifico a Joint Place, quelle che in realtà sono le specificità di una strutturazione vista con il cliente, personalizzata con il cliente, per dare poi spazio appunto alla copertura tecnico-organizzativa. Su questo voglio essere molto chiaro. La principale caratteristica, dicevamo, del consulente di viaggio in camion in formato di Artes sarà quindi quella che è relativa a una capacità di programmare e di redigere un prodotto turistico che sarà successivamente valutato dal tour operator. Quindi programmare, redigere, quello che dicevo prima. Dobbiamo essere in grado di sviluppare un prodotto assolutamente completo e complesso, con delle tempistiche. Voi sapete quanto è importante nel nostro settore operare con delle tempistiche che siano quelle tipiche di settore. C'è una famosa interpretazione fatta da un collega francese molto importante che parla di basket time, cioè parla di quel tempo che in realtà noi dobbiamo rendere disponibile nei confronti di un nostro cliente, di un nostro ospite, di un nostro turista, di un nostro viaggiatore, per fare in modo che la giornata sia vissuta in modo assolutamente pieno, ma senza trattare, come noi usiamo dire, il cliente come fosse un pacco postale. Quindi deve avere necessariamente delle tempistiche che sono legate al riposo, che sono legate alla ristorazione, che sono legate all'esperienza cognitiva, molto importante, che fa parte di quel processo, ne abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, dell'esperienzialità di carattere turistica, e di cui poi alla fine vorrò darvi magari un flash parlando appunto dell'applicazione di marketing specifico. Joint Place, quindi, da questo punto di vista, faccio l'esempio di questo operatore, svilupperà quindi, come vedete, tecnicamente i vari itinerari richiesti e strutturati, in modo tale che, prezzandoli e valutandoli con il consulente di incoming, questo possa essere poi sviluppato sia a livello domestico, voglio dire, che a livello di carattere internazionale. Molto importante che questa valutazione venga fatta sia nel caso di una proposta di carattere stanziale che di carattere itinerante, in un espletamento che possa rispettare i termini anche legislativi previsti da questa attività. E quindi ed è per quello che questa figura non può non prescindere da un rapporto di collaborazione importante appunto con un'agenzia di viaggi o comunque con un tour operator. Sede operativa di questa figura, come vedete, l'ho voluto mettere, sarà l'abitazione, sarà, voglio dire, il luogo dove abitualmente questa persona vive. In ogni caso, uno spazio senza necessità di aprire un negozio fronte strada. Ecco, quando parlo del negozio fronte strada, parlo chiaramente dell'attività tipica, voglio dire, dell'agenzia di viaggi, prevalentemente di intermediazione, e quindi voglio dire, come mi sono permesso sottolineare, il 95% del suo lavoro quindi avverrà via web, via digital. È chiaro che lavorando in questo modo ogni spazio vivibile potrebbe essere sfruttato. La clientela, inoltre, sarà, noi auspichiamo, anche per la persona, molto variegata, si amplierà col diffondersi delle proprie personali relazioni, sia a livello nazionale che internazionale. Però, necessariamente, lo sottolineo con le ultime due frasi, quello che si richiede di base è un'ampia conoscenza di persone a livello nazionale ed internazionale. Allora, questo tipo di attività nasce in realtà studiando quel processo importante di sviluppo e di realizzazione di una figura che si chiama Home Based Travel Agent, che è una figura appunto che nasce negli Stati Uniti, come vi dicevo prima. In quel caso è chiaro che l'Home Based Travel Agent aveva una funzione ed ha una funzione importante che sviluppa l'intero apparato di turismo, quindi senza limiti,
l'outgoing, l'incoming, piuttosto che la fornitura di mezzi di trasporto. In questo caso invece noi orientiamo tipicamente al discorso appunto della valorizzazione del prodotto italiano, sia esso di carattere domestico che a livello in realtà di incoming. Ora, io dico l'incoming, scusate, perché? Perché l'incoming in realtà, non v'è chi non veda, che sarà, come ho già detto nelle giornate di ieri e dell'altro ieri, il punto forte di una programmazione italiana che porterà alla piena valorizzazione del paese, del nostro bel paese, per quanto riguarderà perlomeno, senz'altro, tranquillamente i prossimi 5 anni. Quindi, indubbiamente, alla ripresa che noi auspichiamo essere, da quello che sentiamo dire dal ministro, il prossimo 2 di giugno, con le aperture, è chiaro che noi proporremo, voglio dire, la nostra potenzialità sul mercato nazionale e sui mercati internazionali, però è necessariamente, questa è una proiezione di un dato che dovrebbe poi aprire in modo definitivo, si dice appunto verso il mese di luglio, il mese d'agosto, con tantissime prenotazioni, perché pare che effettivamente ci siano già molte prenotazioni in essere. Ora, noi ci proiettiamo con questa determinazione di corso poi alle prossime stagioni, sperando appunto che il fenomeno Covid possa trovare una barriera protettiva grazie appunto ai vari vaccini e alle varie situazioni. Ora, quindi, parlando di skills, questo consulente di viaggi avete capito che deve avere quelle caratteristiche di relazione, cioè deve essere una persona di relazione, deve avere un ampio, brutto, uso un termine però già più di business, pacchetto. Diciamo di conoscenti, di amici, di persone che sono legate a lui, questo meglio se a livello internazionale, può magari sfruttare quei concetti tanto moderni che non è adesso il caso di parlarvi, ma che riguardano il going back to my roots, cioè il rooting, il ritorno alle radici. Potrebbe essere interessante, no? Poter pensare che questa persona sia in qualche modo legata a persone che, lasciando magari l'Italia in una fase generazionale precedente, possano pensare poi di tornare in Italia con una fase generazionale, diciamo, più recente, magari figli di prima, seconda generazione, persone che magari sono andate negli Stati Uniti, sono andate in Germania, sono andate in Francia, hanno avuto modo di fare quello che è una migrazione. Ricordo a tutti che noi italiani siamo fondamentalmente, anche sì, un popolo stanziale, ma molto anche di migranti, quindi non ce lo dobbiamo mai dimenticare questo. Migranti però con delle caratteristiche assolutamente importanti, e questo è fondamentale, con quella creatività, con quella voglia di crescere, con quella abnegazione, con quella serietà per cui siamo conosciuti in tutto il mondo. Quindi, consulente di viaggio incoming, prevalentemente grandi conoscenze, grandi amicizie, grandi relazioni a livello nazionale e internazionale, perché no anche nello sfruttare quello che è il concetto del routing, cioè del ritorno alle radici. Scusate, ogni tanto bisogna bere perché altrimenti la voce va. Ora, come skills, voglio dire, mi sono permesso di evidenziare la giusta conoscenza dei prodotti che vengono messi a disposizione da un tour operator. Quindi mi sono permesso di evidenziare Joint Place perché è l'operatore di riferimento in questo momento legato ad Artes, legato a tutti noi che stiamo partecipando a questo incontro, a questo momento di preformazione o comunque di informazione. Non ho nessuna pretesa di formare nulla, è solo un momento informativo. Mi piacerebbe scambiare molto di più le opinioni con voi, ma abbiamo questo strumento che un po' ci limita e quindi va bene così. Però di Joint Place, di questo tour operator, noi dobbiamo conoscere bene i prodotti che sono chiaramente realizzati per essere distribuiti, ma anche quelli che sono realizzati per essere creative don request. Poi necessariamente il consulente deve avere ben chiaro quali possono essere le differenti nicchie di mercato e di giusti target a cui lui dovrà proporli. Perché attenzione, la copertura tecnica organizzativa del tour operator darà quella serenità, quella completezza, voglio dire, per poter portare avanti un'operazione che abbia in qualche modo le giuste coperture nelle assistenze, nelle coperture assicurative, nell'organizzazione tecnica, nell'avere un numero magari di riferimento quando ci dovesse essere qualche problema. Però è chiaro che, voglio dire, le nicchie di mercato e il target sono assolutamente a carico, tra virgolette, del nostro consulente di viaggio. Dovrà avere poi caratteristiche salienti di conoscenza delle diverse destinazioni turistiche italiane. Destinazioni turistiche, perché sento ancora in televisione che fanno distinzione tra città turistiche,
e città culturali. Quasi ci fosse una differenza, quasi la cultura portasse un tipo di turismo diverso. Io devo esservi sincero, questa situazione non l'ho mai capita pieno, perché poi se parliamo di cultura c'è una cultura materiale, ci sono i monumenti, ma c'è una cultura immateriale che sono, voglio dire, le tradizioni di un popolo. Un piatto di pasta fa parte della cultura immateriale di un certo tipo di paese. Lo vedete, no? In questo momento come UNESCO sottolinea senz'altro monumenti, ma sottolinea anche alle volte usi, costumi, tradizioni e la gastronomia del nostro bel paese o di altri paesi al mondo. Quello che non può mancare, ma mi sembra abbastanza ovvio, è la conoscenza di una o più lingue straniere. Anche qua, necessariamente, è chiaro che se uno ha un mercato di riferimento tedesco, perché magari il nonno, perché magari gli zii sono migrati in Germania, oppure ha una serie di relazioni con un'organizzazione tedesca, con amici che fanno parte delle squadre di calcio che magari sono state incontrate, voglio dire, in occasione di un incontro a Milano, voglio dire, potrà parlare anche solo il tedesco se ha quel mercato di riferimento. Però non vedi, non veda che quando io dico padronanza di uno più lingue straniere, rimane sempre fondamentale, se volete, il concetto della conoscenza della lingua inglese. Questo mi sembra abbastanza banale riproporlo, però è normale che sia così. Inoltre, ecco che arriviamo poi a quelle che sono delle caratteristiche un filo più tecniche, è chiaramente indispensabile un'approfondita conoscenza del web, del sistema digital. Perché? Perché è chiaro che, voglio dire, sia nell'utilizzazione dei contatti con il tour operator, ma soprattutto nelle azioni di marketing e nella promozione di quella che è una propria attività di consulente di viaggi di caratteristica incoming, ma anche domestica, il nostro consulente dovrà avere una facilità nel potersi muovere in un ambiente digital, per cui molto importante anche, diciamo, poter conoscere quelle che possono essere le migliori operatività da questo punto di vista. Domanda: ma perché diventare consulente di viaggio incoming? La mia risposta, mi faccio la domanda e mi do la risposta, come qualcuno ogni tanto si presenta in Rai per fare delle domande strane per darsi delle risposte. Dico, gli agenti di viaggio di oggi, come dire, non si trovano più sempre in quelli che erano gli uffici per strada. Una volta era tipico, no? Era tipico avere l'ufficio aperto al pubblico sulla strada. Belle vetrine, bei dépliant, belle immagini, bellissimi poster. Poi alla fine, nell'evoluzione del turismo moderno, i poster, le belle immagini hanno lasciato spazio alle offerte speciali, per cui, voglio dire, non più la capacità, concedetemelo, non voglio essere critico, ma di immaginare la destinazione, ma solo e unicamente, prevalentemente, purtroppo in questa era, l'opportunità di evidenziare il prezzo. Quindi non vado più in quella destinazione, ma vado in quella sorta, diciamo, di proposta di destinazione di un certo prezzo, 500, 1000, 1500, la mia scelta in funzione del prezzo. Poi arriva anche la destinazione, è un modo di interpretare, scusatemi, la proposta turistica in modo assolutamente lontano rispetto a quello che potevano essere le caratteristiche dei professionisti delle agenzie di viaggi, perlomeno fino agli anni, alla seconda metà degli anni, alla fine degli anni 80. Poi è partito un concetto assolutamente diverso da questo punto di vista. Però, ecco, torno a ripetere, è normale, voglio dire, che oggi come oggi molti agenti di viaggio non facciano più quel tipo di professione aperti al pubblico con una bella vetrina. Un numero sempre più crescente, difatti, di agenti di viaggio, anche indotti in questo momento, ecco, questo è un linguaggio anche che potremmo applicare in questo momento alla fase critica, lavora da casa, lavora in smart, voglio dire, lavora in viaggio, mentre aspetta di essere, dico, ricevuto in un ufficio, in una stazione, all'aeroporto, perché no, io ho messo su una bellissima spiaggia. Ma perché dico su una bellissima spiaggia? Perché questo tipo di attività ti permette di fare, come dire, una professione di consulente operando in remoto da qualsiasi località, sia essa italiana o estera. L'importante è che ci sia un buon collegamento, non come quello che avevo io ieri e del quale mi scuso ancora, ma senz'altro un buon collegamento di carattere digitale. Non più mi sono permesso mettere 9 to 5 in un'interpretazione inglese, dalle 9 alle 5, la tipica interpretazione americana degli orari di ufficio. In realtà, voglio dire, sappiamo benissimo che il 9 to 5 è un concetto astratto di lavoro determinato dal tempo, ma gli agenti di viaggio in Italia facevano e fanno differenti orari a secondo che aprono un'agenzia di Milano o un'agenzia di Bari o un'agenzia di Palermo o un'agenzia di Roma, no?
per cui non possiamo dire proprio 9 to 5 perché non è la realtà. Di solito le aperture pomeridiane tradizionalmente nel nord sono le 14, 14:30, chiusure 18, 18:30 e nel sud magari riaprono alle 16, alle 17 per chiudere anche alle 20, alle 21. Però è il concetto, no? Io dico, molti agenti di viaggio hanno già dato, concedetemi questo termine un pochettino più popolare, in un ambiente di ufficio tradizionale. Ora, sempre di più, molti scelgono appunto di lavorare in un aspetto più confortevole, più conveniente nel loro ufficio da casa. Non più 9 to 5. Le spese generali, badate bene, adesso lo dico magari per chi ha già fatto un'attività e per chi, voglio dire, la vuole anche proporre. Gli agenti di viaggio, quelli tradizionali che sono aperti on store, come si dice, sanno perfettamente i costi delle spese generali dei singoli dipendenti. Quindi, in un momento come questo, è chiaro che si riproporrà nel prossimo futuro un ruolo professionale. Sono convinto che gli stessi agenti di viaggio potranno sì svolgere un ruolo professionale perché ne hanno titolo, ne hanno la titolarità, ma potranno, voglio dire, portare avanti questa forma di operazione in modo differente. I consulenti di viaggio, inoltre, da questo punto di vista, è un aspetto fiscale, per cui poi se ne parlerà quando parleremo dell'opportunità, possono godere anche chiaramente di detrazioni da questo punto di vista. E quindi diciamo che hanno un vantaggio di non avere con sé il peso di un ufficio, di una struttura. Perché? Perché in realtà tutto quello che è il peso amministrativo, tutto quello che è il peso di una struttura è a carico, scusate, in realtà dell'operatore turistico, che chiaramente porterà avanti tutte le situazioni in funzione della relazione con il singolo consulente. La tecnologia è un'arma fondamentale da questo punto di vista. Perché? Perché poi con uno specifico software applicativo, con gli attuali dispositivi mobili e grazie comunque ad internet, è normale, voglio dire, che tutto questo fa sì che i consulenti di viaggio diventino veri e propri mediatori di viaggio. D'altra parte ce ne rendiamo conto tutti, anche noi che facciamo, per così dire, formazione, concedetemelo, io faccio formazione da tanti anni, la faccio in ambito universitario, collaboro con varie società, beh, molte società mi dicono: beh, Boiocchi, senta, ma voglio dire, lei in questo momento è chiaro che parla sostanzialmente con uno schermo, no? Io sto parlando con uno schermo, non mi vedo neanche, immagino che al di là dello schermo ci siano magari centinaia di persone interessate a quello che dico, forse no, questo non è un problema, però riesco ad arrivare con questo tipo di messaggio, con questo tipo di immagine su destinazioni irraggiungibili d'altra parte. Quindi il concetto digitale ci ha permesso di ampliare una fascia di mercato, perché è normale, voglio dire, che ad esempio l'agente di viaggio prevalentemente possa dare importanza, notevole importanza e consulenza molto importante, parlo di quello tradizionale, alla clientela, ad esempio, di una singola località o di una località di carattere limitrofo. Questo tradizionalmente, no? Per come, scusatemi, è stato impostato il lavoro nel corso degli anni, a partire appunto dagli anni 60. E sono un po' gli anni del boom economico che hanno caratterizzato l'apertura delle agenzie, anche se poi, concedetemi, dai un flash di storia, in realtà la prima agenzia di viaggio italiana nasce nel 1878 e si chiama Chiari, Agenzia di Viaggi Chiari, poi diventerà Chiari e Sommariva, per poi diventare Chiariva. Chi di voi magari ha un po' i capelli bianchi come li ho io e appartiene a un periodo di nascita dei baby boomers sa di cosa sto parlando, anche Maurizio Testa lo conosce benissimo, come diceva. Quindi mediatori di viaggio, un ruolo assolutamente importante. Convenienza, flessibilità. È chiaro che la tecnologia permette di avere maggiore convenienza e maggiore flessibilità per i moderni consulenti. I programmi di lavoro di carattere personale sono molto più flessibili, adattabili, convenienti. Non c'è un orario vero e proprio di lavoro da questo punto di vista. Non c'è neanche un orario, voglio dire, particolare in cui poter chiamare il nostro amico cliente, la persona che poi si rivolgerà a noi per organizzare il viaggio. Si può lavorare, ahimè, questo mi rendo conto potrebbe essere negativo, il sabato, la domenica e i giorni di festa. È chiaro che qualcuno voi dirà, beh, ma insomma, voglio dire, una volta invece noi avevamo le nostre belle agenzie di riferimento che aprivano dal lunedì al venerdì, forse il sabato, io mi ricordo quando ancora il sabato non si poteva aprire, poi è passato il sabato, in questo caso invece 365 giorni all'anno. Positivo? Non lo so. È giusto che ognuno ritagli poi le proprie tempistiche, però da questo punto di vista voi capite che utilizzando questi mezzi
ormai di carattere digitale molto diffuso, si può lavorare praticamente 24 ore su 24 per 165 giorni all'anno. Le entrate, ecco, vediamo un attimino di entrare in questo merito, poi lascerò a Maurizio Testa e ad Artes la migliore interpretazione, però le entrate, diciamo, dei consulenti, in questo caso entro un pochettino più marcatamente rispetto a quello che abbiamo detto delle due figure negli scorsi giorni, appunto, per dare un'idea. Normale che le entrate dei vari consulenti derivino principalmente da cosa? Da quelle commissioni che andranno a stabilire con l'operatore di riferimento. Questo è molto importante. Quindi è normale che entro in un merito tecnico, mi rivolgo a persone come voi che immagino già conoscano, voglio dire, senz'altro gli OTE, ma anche le altre persone, magari mi sono accorto, voglio dire che ci sono persone anche appunto che operano nel settore, normale che si agirà con un markup, cioè con una percentuale di ricarico tale da poter riconoscere al consulente poi quello che è giusto venga riconosciuto, perché è un lavoro estremamente importante. Vorrei farvi capire che il consulente già lavora molto realizzando un prodotto quasi semidefinito per poi lasciare lo spazio all'operatore di personalizzarlo con quei servizi accessori di cui parlavamo. Però è normale, voglio dire, che da questo punto di vista, come dire, quando ci sarà da sviluppare un prodotto, ad esempio, di nicchia, un prodotto su misura, un prodotto tailor-made, un prodotto tour organized, un prodotto di design, uso un po' tutti i termini utilizzati, anche quelli più moderni, normale che da questo punto di vista bisognerà confrontarsi per studiare quello che potrebbe essere un markup che permetta al consulente di avere il riconoscimento percentuale sull'attività di vendita realizzata, che potrà comunque variare, perché capite che in realtà da questo punto di vista è il consulente che ha in mano il cliente. È chiaro che avendo in mano un cliente, alle volte il consulente potrebbe avere anche una richiesta, ahimè, lo dico, siamo tutti operatori magari di settore, persone che conoscono, di scontistica. Quindi normale poi che nel rapporto con joint place o con l'operatore di riferimento si trovi poi sempre, come dire, un'opportunità di avere una percentuale che possa in ogni caso magari essere riconosciuta al cliente, perché vedete, è un fatto psicologico, però nel nostro settore, permettetemi, lo sconto e le gratuità sono due elementi che se non vengono dati, però non mi sconti nulla, però non mi dai una gratuità. Io lo dico a voi che siete operatori, magari amici operatori che conoscete. Gli sconti e le gratuità li possiamo creare senza nessun tipo di problema, basta spalmare questa situazione sui partecipanti, voglio dire, quindi se prima costava 100, adesso costerà 100 più X come markup, più un altro X per quanto riguarda la gratuità o comunque lo sconto che noi andremo a definire. Quindi non sarà assolutamente un problema poter portare avanti anche questo aspetto. Ma quindi, allora mi avvio verso una fase conclusiva, essere un ottimo consulente di viaggi da cosa dipende? Da quanto si conosce nel settore dei viaggi? Insomma, voglio dire, faccio io le domande e mi do le risposte? Beh, direi che insomma il settore dei viaggi è un settore importante, quindi più si sa, meglio è. Quindi potrebbe esserci già una buona esperienza. Gli OTE, ad esempio, gli operatori di turismo esperienziale, già hanno una visione anche formativa importante da questo punto di vista. Però, ad esempio, dati ISTAT, dati dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, saranno poi messi a disposizione dei partecipanti al corso per meglio identificare questa potenzialità. Il successo dipende anche da quanto ci si organizza al meglio nel gestire i propri tempi? Direi di sì, perché attenzione, questo è un lavoro che io associo un pochettino al concetto del personal shopper, non mi fraintendete, voglio dire, tengo le opportune distanze, però sono quei lavori dove il tempo e la risposta data nel giusto tempo, la puntualità, la precisione, vi prego. Il settore del turismo è un settore dove la puntualità e la precisione devono essere sempre, sempre, sempre rispettati, perché altrimenti non va bene. C'è un aereo e non ti aspetta. La partenza di un volo non ti aspetta, voglio dire, devi essere sempre sul pezzo, anzi, meglio essere tutti noi operatori lì, quei 10 minuti, quel quarto d'ora prima presenti, perché può sempre succedere qualcosa. Ma non lo sapevo, il traffico, no! Bisogna essere assolutamente presenti. Altra domanda, in che misura si utilizza la tecnologia a disposizione? Quali computer, quali disposizioni mobile o software relativo al settore?
Direi che in questo senso abbiamo tantissime applicazioni, ma dalla più semplice, che è quella che stiamo utilizzando noi, voglio dire come utilizzo, voglio dire, non troppo evoluto di software, ma ci sarà senz'altro da parte di Joy Place l'opportunità poi di spiegarvi durante il corso quale sarà esattamente, ad esempio, il software che permetterà poi l'interazione diretta tra il consulente di viaggi e il tour operator. Quanto sono validi i contenuti dei servizi di viaggio offerti e possibilmente unici? Beh, insomma, io ho sempre lavorato con un concetto, ho avuto un grande maestro nel mondo, scusatemi, nel mondo del turismo, che poi è diventato mio collega, ma io l'ho studiato sui sei libri, si chiamava Professor Castoldi. Il professor Castoldi, che molti di voi conosceranno, ha realizzato tantissimi libri. È stato un grandissimo, poi una notte purtroppo è andato a dormire e niente, non l'abbiamo più avuto con noi, questo già parecchi anni fa. Lui mi ha insegnato a cercare di capire che noi dovremmo, come dire, in un ambito di viaggio fare una proposta possibilmente unica. Lui la chiamava USP, Unique Selling Proposition. Ritengo da questo punto di vista che questo argomento che noi già trattavamo, mi ricordo con Giorgio, una decina d'anni fa sia ancora importante. Cioè noi dobbiamo fare sì che la nostra proposta sia assolutamente unica, imprescindibile, una USP. Quale opportunità di relazione si ha con i propri potenziali clienti? Beh, qui insomma i clienti, voglio dire, sono quelli che ci daranno opportunità di realizzare molto dal punto di vista economico. Le opportunità di relazione sono molto importanti, è normale che poi chi parteciperà al corso avrà modo di capire come organizzare un webinar, come organizzare un momento di incontro, voglio dire, assolutamente digitale, come poter interloquire, quale operazione poter portare avanti dal punto di vista del marketing. Ve ne volevo parlare un po' anche degli aspetti legati al marketing, perché poi in realtà voi quello che dovete capire, e ve lo spiegheranno quando verrà fatto il corso, ve lo spiegheremo, in realtà quali sono gli altri attori del mercato turistico. Il mercato turistico è molto vasto e molto importante, avremo modo poi di parlarne. Sostanzialmente, però, consentitemi di chiudere questo intervento dicendo che nella struttura del corso, della durata di 12 ore, come d'altra parte quelli che abbiamo già presentato nella giornata di ieri e dell'altro ieri, ecco che si affacciano delle materie, in questo caso, un pochettino differenti, che danno modo quindi di interpretare un po' più dal punto di vista tecnico, attenzione, non di copertura tecnica, ma tecnica, comunque applicato, quello che può essere appunto la cultura turistica che deve avere un consulente di viaggi incoming o domestico, cioè tecnica turistica fondamentale, vi dicevo, si insegna nelle scuole medie superiori, si insegna per 5 anni. Questo è fondamentale che voi la conosciate. Studio del prodotto turistico italiano e di interpretazioni geografiche, perché il prodotto turistico italiano è vastissimo. Ci sono molte località, dobbiamo dare un'interpretazione geografica, fisica, un riferimento. Dobbiamo realizzare quelli che si chiamano degli itinerari. Potremmo, diciamo, evidenziare come la stessa destinazione potremmo definirla almeno in 8-10 modi diversi. Una destinazione finale, di passaggio, tappa, ne parleremo poi quando faremo il corso. Dobbiamo parlare necessariamente del concetto della valorizzazione della destinazione turistica. Perché? Perché se voi prenderete a buon cuore una destinazione turistica e sarete in grado di parlare con l'entità del settore pubblico-privato, quei DMO, quei DMC di cui abbiamo parlato, potreste avere anche l'opportunità poi di realizzare dei farm trip, degli educational, in funzione appunto di quelle che sono magari le persone che voi potreste coinvolgere. Quindi molto importante. Parleremo di programmazione, entreremo nel merito del concetto della programmazione, cioè cosa vuol dire realizzare la programmazione di un prodotto turistico, di un tour, di un'escursione, perché no, anche solo di un'escursione o comunque di un viaggio più complesso o di una forma di offerta di carattere stanziale. Da qui entreremo poi nello studio degli itinerari turistici, tour, weekend, formula del midweek, excursion. Quello che vi stavo dicendo, entreremo nei particolari delle tempistiche, nel famoso discorso che vi ho detto di basket time. E poi a chiudere, permettetemi, fondamentale, importante, non solo perché io lo insegno, ma perché lo trovo specifico, marketing turistico. Però in questo caso con le specifiche declinazioni di cui avrei voluto parlarvi, ma mi rendo conto che non c'è lo spazio, ma riguarderanno il marketing digitale, che sarà assolutamente importante nell'interpretazione. Il marketing di carattere virale, il relationship,
marketing che trovo essere fondamentale nella realizzazione dei cosiddetti CRM, parleremo di direct marketing, parleremo di guerriglia marketing e poi concluderemo in modo importante con il marketing di carattere territoriale, quello che dicevo ieri permette di avere un prodotto global, ma poi soprattutto andremo a vedere brevemente il marketing mix e poi, ultimo, e chiudo e quindi aiuto Maurizio a riprendere la parola, assolutamente parleremo di marketing di carattere esperienziale. Questo voleva essere la presentazione di questo consulente oggi che si abbina alle altre tre figure. Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro, però rimango, voglio dire, in funzione. Sono le 13:15, quindi lascio la parola al nostro presidente, il dottor Testa. Maurizio, a te la parola per chiudere, voglio dire, questo incontro di oggi. Grazie. Se puoi togliere la condivisione, così riappare. Eccoci qua. Eccoci qua, perfetto. Grazie Maurizio. Allora, sono consapevole che l'incarico che ti avevo assegnato nell'affrontare questo tema non era facile, perché parliamo di una figura professionale che mette insieme una nutrita serie e l'argomento che ti abbiamo chiesto di sviluppare riguarda la tecnica turistica in gran parte. Certo. Una domanda che è emersa, che mi ha un attimo preoccupato perché probabilmente non sono stato io chiaro all'inizio nell'impostazione del webinar, è: ma chi reperisce i clienti? Li deve procacciare autonomamente il singolo consulente? Ma certo, cioè, il consulente di viaggio è un commerciante, cioè. Maurizio Boiocchi ha spiegato molto bene, no, che è l'evoluzione delle agenzie di viaggio che, non avendo i volumi per sostenere l'apertura, perché oggi un'agenzia di viaggio deve fatturare almeno 1 milione, 1,5 milioni se vuole tenere aperto un negozio e deve vendere a palate, e sto parlando di chi fa outgoing, oppure fa tailor made, ma per fare tailor made allora lavora su web, lavora come consulente, eccetera. Quindi noi dobbiamo immaginare che ci sono delle persone che hanno uno spirito commerciale, hanno gli agganci con clienti di tutto il mondo, ma anche italiani, come è stato ben detto, perché se il turismo fa 100, 100 come 100%, il 40 è incoming dall'estero, ma il 60 è domestico. Ecco, forse questo è un dato che magari non viene ricordato, ma dobbiamo ricordarlo, cioè il 60% del turismo italiano sono italiani che stanno in Italia, quindi che è ancora molto. Quindi, da una parte vogliamo avere gli stranieri, ma abbiamo anche tanti italiani, e penso che il 2021 sarà 90% italiani e il 10% stranieri, più o meno, insomma, ecco. Quindi, quando si parla di incoming, concordo pienamente col concetto che si parla, indipendentemente che siano stranieri o italiani, è gente che sta in destinazione Italia. E quindi li voglio servire, e tutto il ragionamento che è stato impostato è, come dire, on top di tutti gli altri ragionamenti che noi facciamo come progetto Artes. Per cui chi si specializza come operatore di turismo esperienziale, almeno il corso base, non dico che poi diventa un OTE, potrebbe anche non diventare OTE, ma almeno il corso base per capire che cosa è il turismo esperienziale. Poi dice: va bene, ho capito, non mi interessa progettare l'experience, ma voglio creare dei programmi di viaggio tailor-made sulla base di cataloghi esistenti che posso trovare in JoinPlace o anche in altri portali se voglio essere indipendente. Voglio legarmi più stretto a JoinPlace, allora ci sarà un discorso da sviluppare, eccetera. Quindi il tema è come costruisco il prodotto pacchetto di viaggio. In questo corso non ci sarà, o perlomeno sarà marginale, per chi non ce l'ha, la formazione commerciale, perché quella è un'altra cosa. Cioè, la formazione commerciale, cosa vuol dire vendere, cosa vuol dire i processi di vendita? Cioè, quella richiede altre cose, per cui si deve presupporre che uno o già ce l'ha, oppure farà, cioè, in 12 ore non possiamo dare l'esperienza che ci vuole 30 anni, no? Allora, se uno ha già una sua base di contatti che è figlia di 10, 20, 30 anni, è facilitato. Uno non ha i contatti, benissimo, ci sono allora degli ottimi corsi di
web marketing, che ci insegnano come fare sui social, sul sito, cioè come sviluppare una propria clientela. È chiaro che quando si parte da zero c'è quello che in gergo si chiama il costo di avviamento, no? Il costo di, cioè, far partire il treno è faticoso, quindi se qualcuno di chi sta ascoltando non ha mai fatto l'attività, deve mettere in conto che ci vuole tempo, energie, ma questo anche se aprisse il negozio di cartolerie sotto casa, cioè qualsiasi attività che parte non è subito redditizia, ma ci vuole del tempo, perché bisogna acquisire la clientela. Allora la clientela la posso acquisire, ah, perché ce l'ho già, perché mio papà aveva l'agenzia di viaggi, perché mio zio sta in America e conosce un sacco di gente, perché sono dentro un'associazione, cioè la clientela la posso pescare da mille motivi, però si parte dalla clientela, se non ho la clientela, le dura, come dicono a Milano, le dura, Esatto, è Maurizio, molto dura. esatto. Oppure ho un talento commerciale e mi ci metto e comincio, però dico questo perché. Scusa Mauri se ti sto rubando un attimo la scena. Dunque, esistono in Italia dei franchising, noi collaboriamo ultimamente con The Travel Expert, con cui stiamo facendo dei weekend, e per esempio vedo che gli esperti The Travel Expert sono esperti, cioè non ci sono persone di prima esperienza, è tutta gente che ha 10, 20, 30 anni di esperienza, lavoravano in agenzie di viaggio, per cui partono già con un consolidato sistema di relazioni. Esistono altre realtà italiane che fanno outgoing, ho in mente Evolution Travel, Carte Orange, anche altri. Ecco, quello che manca un po' in Italia, per cui vorremmo cominciare a introdurre, mi sembra che manchi ancora una logica di franchising, che noi l'abbiamo inserito poi nel tema del credit prodotto, cioè sull'incoming, non vedo, cioè ci sono le OTA, ci sono piccole agenzie di incoming locali, ma non vedo ancora uno sviluppo di una logica di franchising. Allora, con questa iniziativa noi vorremmo cominciare a tracciare, come dire, a sperimentare con chi poi vorrà aderire a questo tipo di filosofia, cercare di creare un network di consulenti capaci di aiutare, diciamo, il mercato italiano, ma anche e soprattutto, almeno ci sta a cuore l'internazionale. È chiaro quindi che chi ha fatto, facciamo degli esempi, chi ha fatto l'Erasmus, ottimo, sono stato in Nord Europa, ho fatto l'Erasmus, ho sicuramente un sacco di contatti. Quindi i figli, diciamo, che hanno fatto l'Erasmus, secondo me possono essere, parlano già la lingua, hanno contatti all'estero, quindi potrebbero essere, diciamo, ottimi candidati, se poi hanno anche, diciamo, una passione verso appunto il mercato del turismo. C'era una domanda tecnica che, se vuoi, rispondo io velocissimamente, perché per fare questa professione bisogna avere partita IVA, ovviamente sì, a meno che tu non hai un reddito inferiore ai 5.000 euro, allora lavori come occasionale. Però con 5.000 euro non vai tanto distante, per cui bisogna sperare che. Allora, dico una cosa, poi magari sento l'opinione di Maurizio Boiocchi. Allora, il futuro, sto parlando adesso per i giovani, ci sono persone che fanno un lavoro, lo fanno magari per tanto tempo, ma io stesso, ma lo stesso Maurizio Boiocchi, siamo figli di 30-40 anni di avventure dove abbiamo fatto 20 lavori diversi. Che non so, attenzione, non sono stati ripieghi, è che la vita ti porta a evolvere, cioè ognuno di noi evolve, matura e da cosa nasce cosa, nascono cose, anche se sei dentro un'azienda che ti paga lo stipendio tutti i santi giorni. A maggior ragione, in un mercato dove il lavoro è fluido, è liquido, la gente deve avere 3-4 lavori da portare avanti in parallelo, con uno solo, secondo me, non porta a casa la pagnotta. Quindi il Lotte, la guida turistica, solamente a Venezia riescono a vivere di guida turistica, che io sappia. Cioè la guida turistica deve avere o sono insegnanti o hanno altre attività o hanno l'agenzia di viaggi. Cioè ci sono dei lavori che sono corollario, cioè per portare a casa appunto la cosiddetta pagnotta bisogna mettere insieme due o tre tipi di lavori che però stiano bene insieme, che siano, per esempio, noi abbiamo una collaboratrice bravissima, la Silvi Scala, che sentiremo poi nel pomeriggio, così approfitto che vi invito. Lei è una web marketer al tempo stesso, però è una OTE, è anche una progettista, è anche una formatrice,
diciamo, degli operatori. Quindi ha unito diverse cose che insieme hanno arricchito il suo bagaglio di competenze. Ecco, non so, Maurizio, tu su questo No, ma dispositivo io cosa sono pensi? d'accordo con te, io stesso voglio dire, se posso parlare di me, non di altri, sono un ex ufficiale dell'aeronautica militare, sono mancato pilota commerciale, la miopia mi ha portato poi a non poter fare il pilota, però poi ho iniziato nel mondo del turismo, partendo da Bocconi, facendo poi Yulm, e però anch'io stesso, per rispondere alla tua logica, io ho sempre lavorato nel mondo del turismo e dei trasporti, però è chiaro che anche oggi io ho un'attività che mi permette di insegnare a livello privato, a livello anche pubblico, e poi necessariamente ho dei titoli come direttore tecnico, dei titoli come accompagnatore, ho un tour operator di proprietà, ho un marchio di consulenza di carattere turistica. Quindi è vero quello che diceva Maurizio. Per me l'esperienza negli ultimi 40 anni è sempre stata nel mondo del turismo, però con varie tipologie che non possono essere assolutamente una sola. Quindi invito tutti i nostri ascoltatori senz'altro ad entrare in questo concetto che è tipico, scusatemi, femminile del multitasking. Le ragazze più di altri sono forse portate a capire quanto sia importante differenziare poi le varie attività di carattere professionale. Ecco, grazie. Allora, ci stiamo avviando alla conclusione. Vorrei su quest'onda terminare con un'altra ultima riflessione, perché c'era la domanda che, diciamo, è stata la domanda che adesso leggerò. Penso che abbiamo risposto, però volevo fare una piccola chiosa. Allora, ma se una persona è interessata a svolgere consulente di viaggio in camion, come può iniziare a svolgere questa professione? E abbiamo detto un po' di cose, però chiudo con questo pensiero. Allora, siccome da una parte mi sembra, spero che Maurizio non mi contraddirai, però se pensi che sia diverso, volentieri contraddicimi, attenzione. Mi sembra che l'incoming sia una grande opportunità ancora tutta da esplorare, non perché non ci sia mai stato, ma perché può essere di più. Quindi l'incoming continua a pensare che se la Spagna fa i 24 miliardi più di noi, sull'incoming vuol dire che c'è spazio anche per noi di far di più. La Spagna ha un PIL che è la metà, per cui non c'è motivo che non aumenti. Quindi tanto o poco può aumentare. Sicuramente il sistema politico italiano finanzierà sviluppo dell'incoming. Per su questo io sarei abbastanza sicuro che ci saranno danari in mille forme diverse per finanziare start-up, iniziative, avviamenti, progetti, eccetera, per cui non mancheranno risorse. Di sicuro poi c'è un problema di talento personale. Uno è molto bravo, ma lui si muove anche in autonomia, fa l'imprenditore, eccetera. Ma non tutti sono, diciamo, ecco, allora noi siamo della filosofia che insieme è più facile. Quindi siamo nati come progetto per creare i cosiddetti piani inclinati. Quindi quando parliamo di consulente incoming, che può vivere indipendentemente da te, assolutamente non è che vogliamo diciamo, mettere il cappello su una professione che va al di là di Artes, però se uno non l'ha mai fatto e da solo dice io da solo che faccio, ecco che Artes come società benefit nata per creare valore sociale, bene comune, crea, diciamo, dei sistemi di collaborazione LASCA, vuol dire che ognuno è un po' imprenditore di se stesso, però ci sono tutta una serie di servizi, di collaborazioni per darsi una mano. Ecco, banalmente, se uno è esperto della Campania, dentro il Join Place, poi trova gli altri OTE che sono esperti delle altre regioni, per cui diventa più facile fare dei pacchetti che uno da solo non potrebbe mai fare. Cioè, un pacchetto Italia bisogna mettere le teste insieme. Ecco, allora che si collabora e collaborando, noi abbiamo già avuto diversi casi di questo tipo, abbiamo fatto cose che non avremmo mai saputo fare da soli, impossibile, impossibile, ma sia con lo story living, ma anche con prodotti tailor-made. Cioè, la rete aiuta, ecco, quindi la rete aiuta e sostituisce il mio talento, no, ma riduce il rischio, quindi c'è sempre un rischio imprenditoriale, ma è un po' minore perché la rete ti aiuta. Ecco, poi il fatto di valori condivisi aiuta un pochettino. Ecco, non so se volevi chiudere con un pensiero. No, volevo chiudere, no, ringraziando chiaramente l'organizzazione di test di questa Travel Experience Summit, è molto interessante. Io mi auguro di non essere stato troppo pesante con i nostri amici ascoltatori. Chiaramente, nel caso tu dovessi riscontrare, Maurizio, che ci fosse la necessità di dare anche ulteriori risposte ai nostri amici, senz'altro trovi la mia massima disponibilità. Io posso solo lanciare un messaggio, come dire, di fiducia, di speranza importante nel tempo.
In 40 anni io ne ho viste tante, devo essere sincero, ma poi il settore del turismo cambia, risorge veramente come l'araba fenice, si proietta nelle dimensioni del futuro. L'augurio che posso fare a tutti è chiaramente quello di poter entrare in questo settore, che è veramente un settore piacevole, che ti dà poi l'opportunità di confrontarti con le persone e, permettimi Maurizio, lo dico un po' in senso monastico, dare anche un'interpretazione importante alla tua vita. Chiudo con un Bellissimo. caro saluto a tutti. Grazie, è proprio così. Questa ultima tua riflessione che tu hai definito monastica, le relazioni danno senso alla vita e questa è la cosa più importante su cui anche noi crediamo molto. Grazie a tutti, allora ci rivediamo per chi è interessato alle 3 con la prossima puntata di Protagonisti e Territori. Grazie Maurizio per questi 3 giorni importantissimi in cui ci hai dato tanto valore aggiunto. Grazie. Grazie, grazie, Alla grazie. prossima, arrivederci a tutti.